Buongiorno, ben ritrovati. Molti auguri di buona Pasqua a scoppio ritardato, anche se liturgicamente la Pasqua dura una settimana, se non vado errato, per cui è un po' come il Natale, perché buona Pasqua vale ancora. Molto brevemente le considerazioni sul DEF che Piercarlo, che ringrazio anche perché è in partenza per un viaggio in Estremo Oriente, una missione di lavoro in Estremo Oriente, ha illustrato ai colleghi del Consiglio dei Ministri in un esame preliminare che terminerà con l'approvazione venerdì mattina. Questo anche allo scopo di consentire a tutte e a tutti i membri del Governo di poter esprimere le proprie valutazioni, cosa che in realtà, a dire il vero, hanno già fatto, perché se non vado almeno parzialmente, noi abbiamo trasmesso la prima bozza venerdì o giovedì, ti ricordi quanto, ma comunque abbiamo venerdì del PNR. Venerdì del Piano Nazionale delle Riforme, stiamo continuando ad andare avanti con un metodo di pieno coinvolgimento. Mi permetterete però, nel ringraziare il Ministro Padoan, i suoi uffici e tutte le strutture che stanno collaborando alla redazione del DEF, di chiarire due o tre punti che ritengo fondamentali e cruciali anche alla luce di ciò che abbiamo letto sui giornali in queste ore. Primo punto: non ci sono tagli e non c'è un aumento delle tasse. Capisco che non ci siate abituati, ma è così. Da quando siamo al governo, l'operazione costante che abbiamo fatto è quella della riduzione della pressione fiscale e delle tasse, che si è concretizzata innanzitutto con la misura degli 80 euro, su cui ricorderete ci veniva detto in questa sala, ma chissà se troverete le coperture, una volta trovate le coperture, ma chissà se queste coperture saranno poi coperture solide e stabili, ma chissà se queste coperture saranno confermate nel 2015. Tutte previsioni negative di sventura puntualmente smentite, tant'è vero che la riduzione della pressione fiscale con il bonus degli 80 euro è strutturale e lo ha deciso non questo DEF ma la legge di stabilità del 2015. Certo, le statistiche di autorevolissime istituzioni ci dicono che questi 80 euro, che sono 10 miliardi di euro, sono in realtà un aumento di tasse, perché vengono considerati come prestazioni sociali e non come riduzione del bonus IRPEF. Quindi tutto ciò dà fiato alle trombe di chi dice abbiamo visto l'aumento della tassazione, ma chi sta a casa sa perfettamente che gli 80 euro sono una riduzione di ciò che paga di tasse e comunque sono più soldi disponibili. Quindi sostenere che sia aumentata la pressione fiscale perché abbiamo dato gli 80 euro può sembrare corretto per gli esperti, gli addetti ai lavori, ma suona un controsenso per i cittadini. Ecco perché deve essere chiaro questo primo principio. Non ci sono tagli, non c'è aumento della tassazione. Ma quante tasse allora, faccio la domanda da giustamente giornalista inaccontentabile, perché giustamente ciascuno di noi è inaccontentabile, sia esso un giornalista, un politico o l'altro. Ma quante tasse avete ridotto con questo DEF? Allora, non è che ogni tre mesi facciamo la riduzione delle tasse. Nel 2015 abbiamo ridotto le tasse per 18 miliardi di euro. Qualcuno dice questa frase non è corretta. Vero, dobbiamo aggiungerci anche i 3 miliardi di clausole che abbiamo eliminato, le clausole di salvaguardia che erano previste dal precedente governo, che aveva messo 3 miliardi di clausole di salvaguardia che abbiamo disattivato. Quindi non sono 18, sono 21, ma diciamo che per fare un conto pari sono 18 miliardi, 10 miliardi del bonus 80 euro e 8 miliardi delle misure legate innanzitutto al costo del lavoro, ma non solo al costo del lavoro. Quindi nel 2015 gli italiani pagano 18 miliardi di tasse in meno. Il DEF va su questa linea, prosegue su questa linea, procede su questa linea, non avendo ulteriori riduzioni di tasse. Possiamo dire che le tasse non aumenteranno. E
che la discussione sull'eventuale ulteriore riduzione di tasse proseguirà per la legge di stabilità del 2016. Se riusciremo, se saremo in condizioni, ridurremo le tasse nel 2016. Ma quelle del 2015 sono i 18 miliardi che abbiamo già detto. Questo lo dico perché se leggete i giornali di oggi c'è scritto che noi stiamo facendo una manovra da 10 miliardi di euro, che stiamo facendo tagli, che stiamo aumentando le tasse. Tutte queste cose stanno nella categoria delle frasi false. Punto. Poi si può discutere, essere a favore o contrari, ma queste sono frasi false. Infine, che cosa sarebbe molto interessante discutere anche di fisco, non lo facciamo qui. È chiaro che sul fisco abbiamo iniziato un processo di cambiamento che sarà faticoso, che non sarà scoppiettante, perché sul fisco di scoppiettante ci sono ben poche cose che si possano riferire senza riferimento a parolacce, ma è evidente che la dichiarazione dei redditi precompilata, io la considero un numero zero, la dichiarazione dei redditi precompilata del 2015, utilizzo un termine giornalistico, è la dichiarazione dei redditi precompilata che arriva a casa di 19-20 milioni di italiani, quanti sono più o meno? Quanti? In teoria, in realtà, occorre nella prima versione una serie di attenzioni ancora molto complicate, certo meglio del passato, ma ancora non è la versione nostra che arriva fisicamente a casa e che consente di avere tutto già precalcolato. Per esempio, quella di quest'anno non ha ancora le misure legate alle spese sanitarie da portare in detrazione e voi capite che una parte importante degli italiani quindi ha ancora dei margini di miglioramento nella dichiarazione dei redditi precompilata. Noi consideriamo il 2015, lo dico non per quelli a casa ma per i giornalisti che conoscono il termine tecnico, un numero zero. Vediamo come può essere fatta questa sorta di grande sperimentazione. Credo che comunque sarà un passo in avanti importante, non ancora sufficiente, ma sul fisco sarebbe interessante discutere. Dicevo però che qual è lo scenario, e do la parola a Piercarlo. Lo scenario è che ci sono 5 fattori di novità importantissimi, esogeni, dicono i bravi, quelli tecnici. 4 di questi dipendono anche dall'azione del governo, soprattutto dall'azione del semestre italiano. Uno dipende da fattori geopolitici esterni. I 4 fattori esterni sono il piano degli investimenti di Jean-Claude Juncker, che come sapete è stato un elemento sul quale una parte politica a Bruxelles e Strasburgo ha condizionato il proprio assenso alla candidatura di Juncker. La comunicazione sulla flessibilità, il cui che è stato reso possibile dalle decisioni della Banca Centrale Europea prese adesso e non in passato, chissà perché, e il deprezzamento dollaro-euro. Questi sono 4 fattori esogeni che dipendono da un diverso clima che c'è in Europa. L'Europa economica non è più quella di un anno fa, merito di chi ha combattuto per cambiarla e continuerà a farlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C'è un quinto fattore sul quale noi non abbiamo nessuna responsabilità, sarebbe nessun merito perché è un fatto positivo, non è merito nostro, che è il petrolio. Che dipende da complicate considerazioni geopolitiche che non tocca a me fare qui. Questo fattore di cambiamento ha visto però il nostro governo essere molto prudente nelle stime. Noi siamo stati prudenti. Sapete quanti soldi ci sono in legge di stabilità previsti di ingresso della voluntary disclosure nel nostro bilancio? La voluntary, secondo voi, quanti soldi potrà portare? C'è chi dice 1 miliardo, chi dice 2, chi dice 5. Lasciamo stare. Sapete quanto abbiamo messo noi in legge di stabilità? 1 euro. Perché 1 euro? Perché vogliamo essere prudenti, perché preferiamo avere, non dico un tesoretto che è una parola che porta male, ma qualcosa da parte, anziché spendere subito tutto ciò che è spendibile. Allo stesso modo sulla crescita, avete visto previsioni che superano anche l'1%, noi abbiamo, come Piercarlo vi ha già detto in più di un'intervista, una crescita prevista dello 0,7. Perché lo dico? Perché anche le misure sulla, e finisco davvero, sulla clausola di salvaguardia del 2016-2017 dipenderanno dalla crescita che si realizzerà. Noi abbiamo clausole di salvaguardia nel 2016 più o meno per 1% di PIL. Di questo immaginiamo
stando prudenti, che 0,4 già saranno coperte da che cosa? Dalla riduzione degli interessi e dall'aumento della crescita. Aumento stimato, mi pare 1,4 il prossimo anno. Bene, è del tutto evidente che se la crescita sarà più alta avremo dei margini migliori, se la crescita sarà più bassa dei margini peggiori. È banale, è logico, è normale. E sarà altrettanto banale, logico e normale, insieme a settembre-ottobre, riflettere su che cosa? Su dove mettere i soldi che verranno dalla spending. Se arriveranno 5, 10, 15 miliardi dalla spending, potremo decidere di utilizzarli nella direzione dell'eliminare le clausole di salvaguardia, o magari di fare nuovi interventi di riduzione tasse, o magari anziché fare interventi di riduzione sulle tasse, andare a investire su determinate priorità che in quel momento ci sembreranno opportune. Ma, e finisco da dove ero partito, vi prego di aiutarci nel dire una semplice verità agli italiani. È finito il tempo in cui i politici chiedevano i sacrifici ai cittadini. I cittadini oggi sanno che da questo governo non vengono richieste di nuove tasse. Noi abbiamo fatto gli 80 euro, noi abbiamo fatto l'IRAP sul costo del lavoro, noi continueremo con la detassazione delle misure che serviranno a creare crescita e occupazione, continueremo in questa direzione. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo. Le clausole di salvaguardia che sono state previste per complicare i giochi tecnico-politici, economici, saranno totalmente eliminate. Questo è un obiettivo che questo governo ha già mostrato di saper conseguire, perché c'erano delle clausole di salvaguardia al governo Letta e le abbiamo cancellate. Non ci sono dunque alla vista né aumenti di tassazione né tagli alle prestazioni che i cittadini ricevono. Certo, c'è bisogno di dimagrire un po' per la macchina pubblica, ma se i sacrifici li fanno i politici, male non fa. Noi abbiamo messo nel disegno di legge Madia la grande norma che tenta di recuperare credibilità ed efficienza nelle partecipate, per esempio. Se salteranno delle poltrone nei consigli di amministrazione delle società partecipate, non lo considero un sacrificio per i cittadini, lo considero un fatto positivo per i cittadini. E quindi, per cortesia, chi dice che aumentano le tasse o che ci sono i tagli, dice una cosa semplicemente che non è vera. Poi possiamo sempre cercare di fare meglio e diminuire ancora le tasse, ci proveremo, ma per il momento partiamo dal presupposto che nel 2015 le tasse diminuiscono di 18 miliardi con gli 80 euro e con le misure sul lavoro, e quindi questo DEF è un DEF che non è una manovra, come tecnicamente siamo abituati a considerare la manovra. La manovra è quella cosa che alla fine toglie i soldi dalla tasca degli italiani. Questo è un DEF che sta nella linea della legge di stabilità e che prende atto di alcune novità, anche di natura macroeconomica, che Piercarlo ci ha illustrato e che stanno in una nota che vi verrà distribuita al termine della conferenza stampa. Piercarlo. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Io aggiungo alcuni elementi anche di numeri al quadro che ha fatto il Presidente del Consiglio. Parto da una constatazione. L'economia internazionale è migliore di quella che si pensava qualche mese fa. L'economia italiana è migliore di quello che si pensava qualche mese fa, sia per fattori esogeni, sia per meriti propri, per risultati ottenuti a livello europeo e la politica economica del governo, che nel DEF si parla in gran parte di finanza pubblica, ma non è solo finanza pubblica, è naturalmente l'ambizioso programma di riforme strutturali, è naturalmente il capitolo di sostegno agli investimenti. Si continua ad andare avanti in un quadro già tracciato, il quadro macroeconomico migliore rafforza i risultati che ci dobbiamo attendere, soprattutto in termini di finanza pubblica e di riforme strutturali, e se, come noi pensiamo, si consolida la fiducia dei cittadini e delle imprese, dopo che si è consolidata la fiducia dei mercati, come si vede dai tassi di rendimento, e la fiducia delle istituzioni, come si vede il giudizio che la Commissione europea ha dato della politica di questo governo, allora le aspettative che abbiamo adesso potrebbero essere sbagliate per difetto, potremmo avere numeri più positivi. Per il momento preferiamo essere prudenti
e quindi abbiamo un profilo di crescita per i prossimi 3 anni, compreso il 15, che è il seguente. Avrete poi tutti i numeri tra breve su un apposito documento. 0,7 di crescita, come ricordava il Presidente, per quest'anno, 1,4 per il 16 e 1,5 per il 17. A fronte di un tasso di crescita che si rafforza e che ci speriamo sia migliore di questo, ci sarà un profilo di finanza pubblica che si rafforza anch'esso, ma ovviamente i numeri vanno nella direzione opposta. Per il 2015 l'indebitamento è previsto essere al 2,6, è l'1,8 l'anno prossimo e lo 0,8 nel 2017. È un profilo di aggiustamento importante che, malgrado sia effettivamente di aggiustamento importante, allo stesso tempo è di natura espansiva, perché permette di utilizzare risorse per la crescita e, oltre a essere di natura espansiva, permette di rispettare la regola del debito, cioè quella regola che per un paese ad alto debito come il nostro richiederebbe, se applicata domani, e questo è legalmente possibile, è possibile che qualcuno ci chieda di applicarla domani, costerebbe qualcosa come più di 2 punti percentuali di PIL di manovra restrittiva. Quindi rispettare la regola del debito per un paese come l'Italia è assolutamente fondamentale, non per drenare risorse con la restrizione, ma per creare risorse con, tra l'altro, l'abbattimento del costo del debito grazie alla fiducia che si conquista. E aggiungo un'altra cosa, questo è un orizzonte temporale di medio termine che fa il paio con l'orizzonte temporale di medio termine delle riforme strutturali. Questo è l'orizzonte temporale, evidentemente, del governo. Come si ottiene la crescita guardando la finanza pubblica? Intanto consolidando i tagli di tasse che prima venivano ricordati, quindi togliendo di mezzo ulteriori dubbi, se ancora ce ne sono, sul fatto che questi tagli di tasse sono permanenti, perché finanziati in modo permanente. Disinnescando le clausole di salvaguardia, che valgono 1 punto di PIL, in parte con spending review, come era previsto d'altra parte, e in parte, ci auguriamo, crescente, con benefici dalla crescita. Quindi se la crescita sarà migliore di quella che ci aspettiamo, le clausole di salvaguardia saranno disinnescate, per così dire, automaticamente. Quindi avremo 2 benefici da questo fatto. 1, che ci saranno meno tasse, e 2, che le aspettative di aumento di tasse saranno disattese, il che significa che le aspettative saranno migliori. Questo lo dico perché, ribadendo un punto già detto, in queste settimane e mesi c'è stato un grande tam-tam da parte dei media sul fatto che le tasse dovessero aumentare. Questo lo ribadisco anch'io, se posso, ti ridico quello che hai detto tu. Questo è semplicemente falso, e che sia credibile l'impegno del governo lo dimostra appunto la vicenda degli 80 euro. Io non voglio andare oltre, ricordo però che questo è un ulteriore passo in avanti in una strategia che continua e che avrà altri pilastri. È stata citata la questione degli investimenti. Abbiamo messo in cantiere molte misure che non costano, di tipo regolatorio, di tipo finanziario, di tipo fiscale, o che costano assai poco, per sostenere gli investimenti, e gli investimenti privati stanno tornando. Abbiamo messo in moto riforme che migliorano la possibilità di finanziamento dell'economia. Ricordo, non ultima, la misura sulle banche popolari. Ci aspettiamo che ne derivi un sistema bancario più efficiente, più adatto ad un sistema globale più competitivo. E io per adesso mi fermo qui, naturalmente sono ansioso di sentire le vostre domande. Vai, facciamo 3 o 4 domande e poi dobbiamo lasciarvi per... sono gli aerei che chiamano. Buongiorno Presidente, Sanio Bonieri, News 24. Lei ha detto non ci saranno tagli, quest'oggi Fassino, Anci e Chiamparino, conferenza Stato-Regione, dicono incontriamoci prima della chiusura definitiva del DEF, perché i tagli che ci sono stati prospettati sarebbero insostenibili per noi enti locali. Che cosa risponde loro? Grazie. Bene, 1, 2, prendiamo 5 domande, tutte insieme. Oh, ragazzi, se siete così dopo Pasqua, effetto Colomba, facciamo tutte le conferenze stampa dopo. Sono Laura Cannavotti, Gcom 24. Volevo sapere, ma questa task force sulle riforme di cui si parla e che sarà appunto, andrà di pari passo, comunque sarà presentata insieme con il DEF, di che cosa si tratta?
Terza? Domenico Giovinazzo, EUNews. Volevo sapere se saranno previste, se è previsto anche un piano di privatizzazioni, se quindi con il modificato quadro macroeconomico vengono meno i presupposti che ci hanno garantito la clemenza della Commissione per la passata legge di stabilità. Terzo, quarto, quindi task force, privatizzazioni, quarto. Semplicemente un elemento, siccome una parte, come ha confermato il Ministro Padoan, dei proventi da previsti con clausole di salvaguardia da IVA e accise verrà ottenuta attraverso la revisione della spesa pubblica. La revisione della spesa pubblica è una riduzione della spesa pubblica, quindi è legittimo che i cittadini inizino a capire in quale direzione intendete muoversi. E poi una curiosità, quando nominerete il successore di Del Rio? Bene, ultima, avete l'ultima? Prego. Non ci avete dato il dato sulle previsioni sul debito, sull'andamento del debito. Non abbiamo dato il dato delle previsioni del debito. Bene, io rispondo molto rapidamente la parte che riguarda me. Comuni, incontriamo sicuramente prima di venerdì i comuni, se c'è bisogno incontreremo anche le regioni. Le regioni abbiamo incontrato Chiampanino qualche giorno fa. Ribadisco quello che ho già detto, non ci sono tagli per il 2015, punto. Che nel 2016, 2017, 2018 la revisione della spesa debba continuare è un dato di fatto. Faccio un esempio banale. C'è una polemica che riguarda le province. Scusate se sarò noioso sul tema delle province, ma le province costavano allo Stato circa 9,4 miliardi di euro l'anno due anni fa. Ok? Poco più di 9, facciamo 9 miliardi, fatto bene. È evidente che ci sono due modi di concepire la legge 56, che è la riforma, la legge Del Rio, la riforma delle province. Il primo è dire che abbiamo tolto l'elezione diretta del presidente della provincia, facciamo un'elezione indiretta e continuiamo a far fare alle province le stesse cose che facevano prima. In quel caso il taglio economico è soltanto degli stipendi dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali, un totale di circa 120 milioni di euro, cioè noccioline rispetto alla complessità del taglio. Se invece noi diciamo che con il cambiamento delle province, che diventano enti di secondo livello, fermo restando che poi andremo verso la riforma costituzionale e che quindi ci saranno ulteriori modifiche sul quadro istituzionale di insieme, in vista di quel passaggio lì, noi iniziamo a dire le province devono occuparsi, come dice la Del Rio, soltanto di due cose, strade e scuole, più delle eventuali deleghe che le regioni daranno loro, e se danno le deleghe danno anche i soldi, voi capite che il quadro economico delle province deve cambiare, non può essere più 9 miliardi di euro. E noi abbiamo immaginato un taglio più o meno di un miliardo l'anno sulle province, iniziato già lo scorso anno. Ecco che se poi devo leggere, come leggo, alcune realtà di amministratori, anche cari amici, che dicono «Ah, la mia città metropolitana ha i tagli», è chiaro che ha i tagli, se ragioni sulla base del budget delle province. Se invece ragioni sul fatto che la provincia che nasce dalla 56, cioè dalla nuova legge, o se vuoi anche la città metropolitana, non è un'istituzione che prende tout court i soldi che avevano prima le province e li spende, e l'unica novità che ha è che l'elezione non è più diretta ma indiretta, se tu provi veramente a cambiare questo, allora devi cambiare la mentalità. Ecco perché giudico davvero stravaganti alcune osservazioni che ho letto in queste ore e in questi giorni. Poi naturalmente c'è una discussione aperta con gli amministratori locali e con i sindaci. Perché? Perché è del tutto naturale che un amministratore di città metropolitana, per esempio l'ottimo sindaco di Torino, dica: ehi, Piero Fassino, per quale motivo io devo avere nella mia città metropolitana, che peraltro è una delle città metropolitane più complicate, prendo l'esempio di Fassino perché è uno dei migliori amministratori, come tutti noi sappiamo, ed è anche contestualmente il
capo della città metropolitana, di una delle città metropolitane più complicate, perché Torino ha un sacco di comuni, è una di quelle più numerose. Bene, che problemi ha nel caso specifico, per esempio, Fassino? Che la città metropolitana di Torino ha lo scorso, si trova costretta a scontare il problema che lo scorso anno la provincia di Torino ha violato il patto di stabilità e quindi ha le conseguenze della violazione di questo patto. Allora qualcuno dice, dobbiamo eliminare le conseguenze della violazione del patto. Se però facciamo questo, con credibilità andiamo dagli altri sindaci e amministratori che il patto non l'hanno violato? Allora, la discussione sulle città metropolitane e sulle province è molto interessante, noi la faremo, ma non si racconti che ci sono dei tagli chissà dove, chissà come, chissà perché. In prospettiva, da qui al 2018, andiamo semplicemente a rimettere in pari le province con le deleghe che abbiamo loro tolto. Banale. E ribadisco che nel 2015 non sono previsti tagli. L'unica cosa che abbiamo tagliato nel 2015 sono le tasse. Non abbiamo fatto tagli altrove. Ma deve essere chiaro questo concetto, perché se questo concetto non è chiaro, è innanzitutto per mia responsabilità che non sono bravo a spiegarmi, ma che sono pronto a fare, avendo fatto sia il presidente di provincia che il sindaco, un po' di bilanci di enti locali li conosco, quindi sono pronto a un confronto all'americana con i sindaci nel merito su tante questioni. Noi abbiamo scelto in legge di stabilità di non consentire ai sindaci di alzare le tasse, perché l'eventuale aumento di tasse sarebbe stato letto come l'alternativa al fatto che facevamo i tagli centrali noi come governo, no? Io già mi immaginavo i titoli, con una mano leva e con l'altra riprende. La discussione con i sindaci è su 600 milioni di euro a fronte di 18 miliardi di tagli, di tagli delle tasse. 600 milioni su 18 miliardi. Però mi immagino nel gioco della comunicazione naturale che uno dice anche se fai un aumento minimo di tassa locale, anche se è soltanto 600 milioni contro 18 miliardi, naturalmente il tema è diminuiscono le tasse centrali ma aumentano le tasse locali. La task force è un'ipotesi di cui si è discusso, ma a mio giudizio non ve ne è la necessità, nel senso che il lavoro che sta facendo il Dipartimento sull'attuazione del programma è più che sufficiente in questo senso. È chiaro che tutto il governo è concentrato sull'attuazione di una serie di riforme perché sono molto complesse. Mi spiego, noi abbiamo in corso in questo momento la riforma costituzionale, che sapete a che punto è ed è una bella questione, la legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione, vado in ordine di posti del Consiglio dei Ministri per dire, la revisione del patto della salute con il ragionamento insieme alle regioni, abbiamo in campo e in cantiere con il ministro Franceschini una profonda riflessione sul ruolo delle sovrintendenze e sul loro significato al giorno d'oggi. La riforma della scuola, che è in discussione in questo momento presso la Camera dei Deputati. Accanto, chi c'è accanto alla Giannini? Poletti. Abbiamo il Jobs Act con l'attuazione dei decreti del Jobs Act. Poi accanto, adesso c'è Lupi, con tutto il tema delle... Lupi, adesso c'è Del Rio al posto di Lupi, vado in mente sui singoli posti del Consiglio dei Ministri, ovviamente Graziano ha fisicamente preso il posto di Maurizio e quindi c'è tutto il tema delle infrastrutture e potrei proseguire ad arrivare al libro bianco della difesa, alla riorganizzazione degli enti locali, cioè, vi addormenterei con l'elenco di riforme che abbiamo in campo. Quello che abbiamo discusso oggi, che credo sia interessante, quindi non c'è bisogno di una task force, c'è bisogno di continuare con l'attuazione del programma, tra l'altro oggi i dati che sono arrivati sono positivi sul numero di decreti attuativi che abbiamo smaltito dei governi precedenti e anche del governo nostro, siamo sotto i 600 decreti attuativi che mancano contro i 900 da cui eravamo partiti, quindi una riduzione di oltre il 35%, ma soprattutto abbiamo sostanzialmente ridotto veramente al lumicino il numero di quelli dei governi Monti-Letta, che erano l'arretrato più grande che avevamo. Dicevo, la cosa che è più interessante in questa fase è che abbiamo iniziato una discussione che io credo sarà naturalmente proiettata nel mese di settembre-ottobre su che tipo di Italia immaginiamo per i prossimi 30 anni. Cerco di spiegarmi. L'Italia ha vissuto in fase di emergenza a lungo.
le riforme costituzionali si declamavano, se ne declamava l'urgenza, ma non si realizzava. Le riforme amministrative si continuavano a dire che erano necessarie, ma non si facevano. La riforma della legge elettorale era lì e poi non era. La riforma del mercato del lavoro, quanti dicevano che c'era bisogno della riforma del mercato del lavoro? Una volta che queste cose le facciamo, e abbiamo iniziato in discussione oggi in Consiglio dei Ministri, ma qual è il modello d'Italia che noi immaginiamo per i prossimi anni se facciamo le riforme? Cioè, questo è il punto vero che dovrebbe anche interessare e appassionare ciascuno di voi. Se non ci sono più gli imprenditori italiani perché vendono le aziende, come facciamo per i prossimi 30 anni a tenere le aziende in Italia? Sicuramente mantenendo il paesaggio, lo stile di vita, la qualità del bello, tutte le cose che sappiamo, ma anche probabilmente riflettendo su come la cultura diventa motore di sviluppo non semplicemente per la presenza di un museo, ma per un DNA del paese, su come la scuola deve essere in grado di formare non soltanto degli skills, dei curricula, ma deve essere anche in grado di creare quell'educazione al cittadino critico e consapevole che è in grado di rendere l'Italia un paese competitivo rispetto agli altri. Cioè, la vera discussione dei prossimi mesi sarà: esiste una terza via tra il modello che veniva magnificato dell'Italia come semplicemente come paese normale, una sorta di Prussia in XVI, e il modello di un ottimismo senza confini, senza frontiere, che poi diventava un ottimismo di plastica perché non cambiava mai niente. Esiste una terza via su questa linea qui? Io penso di sì, e penso che la globalizzazione ci chiami a un'Italia molto più affascinante di come noi la descriviamo. Sono 10 anni che accendiamo i talk show e vediamo sempre la stessa immagine, i cervelli all'estero. In realtà in tutto il mondo cresce l'esigenza dell'Italia, il bisogno d'Italia, la voglia d'Italia. Noi vogliamo fare questa discussione nei prossimi mesi. Quindi, terminata la fase di attuazione delle riforme, che ancora richiede tanto tempo, per carità di Dio, e quindi la seguiremo con particolare attenzione, senza necessariamente inventarsi strumenti, ma lavorando di concerto con il Consiglio dei Ministri, la vera domanda diventa: ma qual è l'Italia che noi sogniamo e che vogliamo costruire? E allora, da questo punto di vista, sarà affascinante quello che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sulle privatizzazioni lascio volentieri a Piercarlo la discussione, e anche sul debito. Rimane soltanto un unico punto, che è quello della revisione della spesa, che vorrei citare una cosa, sulla quale vorrei citare una cosa anch'io prima di dare la parola a Piercarlo. La revisione della spesa non è il tentativo di far del male ai cittadini, ma è il tentativo di utilizzare meglio i soldi dei cittadini. Mi spiego. Quando dite che con la revisione della spesa ci sono i tagli alla povera gente, è esattamente l'opposto. La cosa sconvolgente è che ci siano migliaia di aziende che fanno le public utilities, le partecipate a livello territoriale. Tagliarle è un favore che facciamo ai cittadini, non è un taglio ai cittadini. Quando ci sono centri di costo e centri di acquisto diversificati che non consentono anche di portare la riduzione dei costi a fattor comune, perché questo è un elemento che c'è oggi, no? Tu hai tante amministrazioni, ciascuna che si compra, per esempio, il proprio software. Noi abbiamo centinaia di realtà che acquistano prodotti informatici. Perché non possiamo immaginare che attraverso la ragioneria, il MEF, Palazzo Chigi, Chivi, l'Agenzia Digitale, Sogei, vedremo attraverso quale soggetto, non possiamo ridurre le spese informatiche. Questa è la riduzione della spesa. Non è andare a intervenire sulla carne viva dei cittadini, è rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Quanto sarà? Noi prudenzialmente scriviamo 0,6 di PIL nel DEF, perlomeno così abbiamo convenuto sulla base della riflessione che ha fatto Piercarlo. Vedremo se sarà lo 0,6. Noi pensiamo che ci sia un margine migliore dello 0,6 di riduzione della spesa. Ricordatevi che i dati che abbiamo dato all'inizio del nostro mandato di governo sono che c'è lo spazio per tagliare circa 20 miliardi di euro. Lo 0,6 è più o meno 10 miliardi di euro. È chiaro che se riusciremo a fare tutti questi tagli, probabilmente si aprirà la discussione al nostro interno, già è partita oggi, tra quelli che vogliono ridurre le tasse e quelli che vogliono mettere i soldi in qualcosa di diverso.
ma quando arriveremo a quel livello, cioè a discutere di come spendere il tesoretto, sarà già un gran giorno. Per il momento il nostro obiettivo è fare la revisione della spesa, farla nei termini che abbiamo sempre detto, e cioè andare a colpire laddove ci sono inefficienze della pubblica amministrazione, e nel farla tutto ciò, non facciamo la revisione della spesa perché ci servono soldi, facciamo la revisione della spesa perché è giusta, i soldi che verranno li utilizzeremo nelle iniziative più intelligenti possibili, dalla riduzione delle tasse a eventualmente interventi necessari se necessari. Ti lascerei volentieri, se sei d'accordo, sia le privatizzazioni che il debito, permettendo però che anche sul tema delle privatizzazioni, avevo letto in passato che c'erano state delle opinioni divergenti, ci siamo sempre mossi all'unisono e abbiamo portato a casa quanto per adesso, qualche miliardino è già arrivato, ci serve per la curva del debito e continueremo nel programma che Pier Carlo penso possa anche illustrare qui adesso. Come? Del Rio? Del Rio venerdì mattina ci sarà il nuovo o la nuova sottosegretaria. Allora, un po' di numeri rapidi. Sulle privatizzazioni tra il 15 e il 18, quindi in 4 anni, ci sarà 1,7-1,8 di PIL, di ricavato atteso, spalmato su questi 4 anni. Nel frattempo vi ricordo che le privatizzazioni continuano, ultima operazione in ordine di tempo, l'operazione Enel. Nel frattempo stiamo lavorando intensamente all'operazione Poste, che è molto ambiziosa, e ci sono altre, ovviamente, altre voci in cantiere, Ferrovie dello Stato, ENAV, eccetera. Quindi viene confermata la strategia. I tempi sono dominati sia dall'andamento dei mercati, sia dalla necessità, vi ricordo, di valorizzare al meglio, con piani industriali efficaci, le aziende di proprietà dello Stato, che però hanno anche un valore in sé e continueranno ad avere un valore in sé per lo Stato grazie al miglioramento manageriale. Quindi parliamo di privatizzazioni ma non di perdita di controllo, valorizzazione ma non di perdita di controllo. Sul debito, il debito, poi credo che avrete questi numeri, quindi intanto ve lo dico semplicemente, il 2015 il debito è 132,5, quindi scende nel 2016 a 130,9 fino ad arrivare al 123,4 nel 2018. Nel 2018 la regola del debito è pienamente soddisfatta con il contributo marginale delle privatizzazioni, che però è importante. Quindi nel 2018 questo incubo di questa montagna di debito che può attivare queste terribili regole di taglio, veramente taglio della ghigliottina, saranno finalmente via, e credo che per la prospettiva dell'Italia questo sarà un risultato estremamente importante. Infine, i fattori rilevanti che abbiamo utilizzato per invocare la regola delle riforme strutturali, che sarà utilizzata nel 2016, ma ci saranno più avanti dettagli su questo, continuano ad esserci. Per quanto riguarda i fattori rilevanti, clausola delle riforme, quello che la Commissione sta mettendo a fuoco è il fatto che le riforme continuano, sono processi continui nel tempo, quindi è qualcosa che viene deciso da un governo, approvato da un Parlamento e implementato. Da questo punto di vista io sono assolutamente tranquillo, perché il treno delle riforme, che a varia velocità è stato attivato e continuerà a essere attivato dal governo, ci permetterà di utilizzare, di invocare questa clausola per molto tempo ancora. Ma noi ne avremo sempre meno bisogno, perché la finanza pubblica sarà aggiustata sempre meglio negli anni successivi. Grazie di cuore e ci vediamo venerdì. Venerdì mattina Pier Carlo torna appositamente alle 9 del mattino e alle 10 facciamo consiglio dei ministri. Se ci sarà ritardo è per il ritardo dell'aereo. Tutto questo per dire che siamo efficienti e che al di là delle battute questo lavoro sul DEF è un lavoro molto serio che stiamo portando avanti e di cui vorrei ringraziare il ministro. Qui auguriamo buon viaggio per Singapore, dove abbiamo fatto dalla blacklist poi o no? Sì, sì. Che grandi. Abbiamo tolto anche Singapore dalla blacklist, che volete? Buon lavoro! Ditelo a quelli che si lamentano delle regole del debito, andate a vedere cosa hanno votato quando c'era da votare il fiscal compact. A quelli che adesso nelle prossime ore discuteranno di regola del debito, chiedetevi: ma voi sul fiscal compact come avete votato?